Amici telespettatori, il più cordiale buonasera, ennesimo appuntamento con A Ruota Libera. Stiamo arrivando oramai a fine anno, il ciclismo su strada è praticamente fermo e i professionisti torneranno in sella a gennaio con il Tour di San Luis, ma noi continuiamo a parlare di ciclismo. Oggi le nostre attenzioni saranno poste sul ciclismo giovanile, grazie anche agli ospiti che ci hanno raggiunto e naturalmente poi correderemo tutta quanta la trasmissione con il servizio relativo alla Challenge Rosa, premiazione femminile che si è svolta a Civitanova Marche, che ha visto le atlete di Marche, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. E chiuderemo con la festa della SCAO FIDA, che ricordiamo quest'anno, il 17 agosto, organizzerà la gara internazionale per Under 23, 19° trofeo Beato Bernardo. Fatta questa premessa, andiamo a salutare gli ospiti. Abbiamo con noi il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Provinciale Marco Lelli. Buonasera. Buonasera. E insieme a Marco Lelli abbiamo il dirigente e collaboratore della Cassa Rapagnanese, Stefano Liberti. Buonasera. Buonasera. Ripartiamo, iniziamo proprio con Marco Lelli perché si è tenuto pochi giorni fa presso Palazzo dei Capitani, la festa del Comitato Provinciale, una bellissima festa con tanti giovani che hanno preso parte a quello che è stato un po' il saluto per le feste che stanno per avvicinarsi, ed è stato come location Palazzo dei Capitani davvero molto bello. Marco, è andato tutto bene ed è stata una bella serata per stare insieme. Sì, certamente abbiamo sicuramente ottenuto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, che era quello di dare spazio e visibilità, principalmente anche coinvolgendoli all'interno della riunione, a quelle società e prima di tutto a quelle società che operano nell'attività giovanile, nell'attività agonistica e poi a tutti quei ragazzi che hanno avuto quest'anno dei risultati eccellenti, di rilievo, a carattere oltre che regionale, nazionale ed internazionale. E dare loro una possibilità, un rilievo per potersi mettere in mostra in una location che è quella del Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, che ormai è consueta per noi quando organizziamo nella provincia di Ascoli Piceno la riunione delle società di fine anno, ospiti del comune di Ascoli Piceno con l'amministrazione del sindaco Castelli e dell'assessore allo sport Brugni, che si è sempre comportata in maniera molto amichevole nei confronti dell'attività sportiva della Federciclismo provinciale. Ciao, bella festa. Abbiamo parlato dei giovani e non solo, perché sono stati premiati anche i più grandi, coloro che hanno ottenuto grandi risultati, maglie ridate, maglie tricolori e tanta voglia di stare insieme. È stato tutto questo un cocktail molto importante perché la festa riuscisse. Brave anche tutte le società che sono intervenute. Ma indubbiamente devo dire, innanzitutto lo faccio qui pubblicamente, che devo ringraziare tutte quelle società, direi tutte indistintamente, che hanno collaborato nella riuscita nell'organizzazione di questa manifestazione e che hanno partecipato anche portando direttamente in sala i loro bambini, i loro ragazzi. Quindi è tutta una serie di ingredienti che hanno poi fatto sì che questa ricetta venisse portasse a qualcosa di positivo. Certamente l'attività del Comitato Provinciale è un'attività che viene messa in luce se l'attività svolta nel sottostante dalle società sportive è un'attività prolifica. E ad Ascoli è fermo, credo che ormai da molti anni, non è che io personalmente abbia dato degli impulsi particolarmente dal punto di vista dell'accelerazione a questa attività. L'attività di queste due province è sempre stata parecchio brillante e quindi non abbiamo fatto altro che mettere in mostra la bellissima attività e la bellissima tradizione presente in queste due province. Fatta questa premessa, ed era importante visto che abbiamo realizzato anche noi un bellissimo servizio sull'evento, parliamo adesso del ciclismo giovanile, su cui Marco Lelli poi è molto ferrato, ma lo facciamo adesso con Stefano Liberti, dirigente e collaboratore del CAS Rapagnanese. Una bella responsabilità con i bambini che crescono nel sano senso sportivo. Quando si allenano, come si pongono all'attenzione, quali consigli gli chiedono, e soprattutto fare un dirigente e collaboratore non è mai facile, soprattutto quando si ha a che fare con i più piccoli. Stefano. Innanzitutto io ringrazio Marco Lelli per avermi dato l'opportunità di collaborare quest'anno con la squadra di ciclismo rapagnanese.
Quindi, come primo anno da collaboratore, posso dire che lavorare al fianco di questi bambini è un'esperienza bellissima. E il nostro obiettivo è quello di insegnare innanzitutto ai giovani, ai bambini, la giusta tecnica di guida della bici, piuttosto che le tecniche di gara, le tattiche di gara, che ai bambini non sono necessarie. Quindi, come andare in bicicletta, come porsi. Come andare in bicicletta, divertirsi in bicicletta. E che poi l'obiettivo delle scuole di ciclismo in generale è quello, esatto, di innanzitutto permettere ai ragazzi di avere un buon contatto con il mezzo, ecco. Buon contatto. Quindi, con il mezzo, di farli innamorare di questa disciplina. Preferire il gioco anziché la competizione, esattamente. Torno a Marco Lelli, cambio generazionale all'interno della Cassara Pagnanese, con sempre Silvio Benignetti come presidente, ormai storico, anche se sei stato anche tu presidente del Cassara Pagnanese, un cambio generazionale che ci voleva, sempre con lo sguardo rivolto verso i più giovani, una società sana che vuole portare avanti il discorso legato proprio a chi ha voglia di andare in bici sotto una certa età. Certo, io innanzitutto ricambio il ringraziamento a Stefano, perché ha dato la sua disponibilità quest'anno a, insieme a qualche altro giovane, a continuare questo tipo di tradizione. E in primo luogo è chiaro, ringrazio Benignetti che ha dato fiducia a noi e ci ha consegnato in mano proprio questa scuola di ciclismo rapagnanese. Ricordiamolo, siamo stati riconosciuti lo scorso anno in seno alla Fede Ciclismo Nazionale, siamo stati insigniti di questa nomina da parte del presidente nazionale Renato Di Rocco, perché il nostro impianto a Rapagnano e l'attività della nostra scuola di ciclismo questi requisiti e ci sono riconosciuti. E niente, qui non abbiamo fatto altro che raccogliere appunto il testimone che l'avvocato ci ha lasciato per continuare questa tradizione, questa attività storica di più di 80 anni nel ciclismo a Rapagnano. Ripartiamo con questa scuola di ciclismo sperando che nei prossimi anni si possa formare qualche ragazzo che possa poi continuare le categorie più alte come le esordienti o gli allievi e tornare magari anche ai lustri del passato, quando la Rapagnanese nelle categorie più alte ha raggiunto anche titoli tipo nazionali come negli junior con per esempio Torresi. Il prossimo anno a livello giovanile vi porrete con i giovanissimi e gli esordienti e lascerete un po' da parte allievi e junior? Il prossimo anno credo che la Rapagnanese continuerà con scuola di ciclismo, dando priorità assoluta all'attività dell'avviamento al ciclismo con le categorie giovanili. Chiaramente nei limiti delle opportunità che un bacino abbastanza ristretto come quello del nostro piccolo comune ci possono concedere dal punto di vista delle risorse economiche e anche del numero dei ragazzi che possono in qualche maniera fare attività, anche se direi quest'anno siamo stati anche fuori provincia, abbiamo avuto dei ragazzi residenti nella provincia di Macerata, ci siamo mossi direi a 360 gradi, soprattutto per il lavoro a seguito anche del lavoro fatto come progetto Pinocchio in Bici insieme al responsabile della scuola di ciclismo che è Samuele Furò, che ha dato una mano nella realizzazione, stende dei programmi e ha dato una mano nella realizzazione delle scuole, delle lezioni di progetto Pinocchio in Bici all'interno di varie scuole nella provincia di Fermo. E quindi al seguito di questo poi l'attività viene posta in essere dai collaboratori diretti come lo è Stefano. Ecco, voglio rivolgermi a Stefano. Stefano, hai partecipato anche tu al progetto Pinocchio in Bicicletta? No, non ho avuto modo di partecipare. Nei prossimi anni cercheremo di coinvolgerlo, esatto, in modo tale. Sì, perché è un progetto molto, molto importante che coinvolge le scuole. Tante di queste scuole sono state premiate poi ad Ascoli per quanto riguarda il giorno in cui è andata in scena la festa proprio del comitato provinciale. A Stefano voglio chiedere, è sempre bello rapportarsi con i più giovani, come vivi questa bella esperienza? Beh, io come atleta ho fatto parte della scuola di ciclismo rapagnanese, posso dire che lavorare al fianco di questi giovani, ecco, è veramente fantastico. Loro insegnano qualcosa ai più grandi e tu devi essere in grado di insegnare qualcosa di importante a loro, sia
a livello della bicicletta come a livello di vita, insomma. Ed è bello proprio esserci al fianco del giovane Stefano, perché poi è un modo anche per divertirsi, spiegando loro come si va in bici e soprattutto cercando di capire quale potrebbe essere anche il loro futuro, anche se all'inizio ne abbiamo parlato prima, bisogna solo divertirsi, non è vero? Esattamente, anche lo ripeto, il nostro obiettivo è proprio quello di insegnare il gioco in questa fascia d'età. Poi le tecniche, le tattiche di gara hanno... Le priorità arriveranno, esatto, dopo. Arriveranno dopo. Un corridore professionista che inizi a essere corridore vero e proprio da junior, prima e solo e puro sano divertimento. Torno a Marco Lelli perché voglio chiedere qual è l'obiettivo, Marco, adesso dell'Unione Ciclistica Rapagnanese o del CAS Rapagnanese a questo punto? Qual è l'obiettivo? Tanti anni, abbiamo parlato 80 anni di storia, 80 anni molto importanti con Silvio Benignetti che è diventato un punto di riferimento di questa società, ma adesso ci saranno degli obiettivi che vi siete posti, al di là del fatto che poi avete puntato su più giovani e non sui meno giovani. Beh, Silvio Benignetti è tuttora ancora un riferimento per la nostra attività, anche perché è attivamente dirigente della società e credo che nei prossimi anni continuerà ad impegnarsi dal punto di vista organizzativo per quei bei eventi che si sono visti negli anni a Rapagnano. Noi ripartiamo dalla scuola di ciclismo perché dalla scuola di ciclismo e dal far crescere i ragazzi con la passione per il ciclismo si può partire per ottenere in futuro nuovi atleti. Perché lo sport è cambiato, non si può fare ciclismo come si facevano tanti anni fa, e i ragazzi hanno una multidisciplinarità in generale sia nel ciclismo che in altri sport, e quindi questo è punto essenziale per permettere loro di appassionarsi a questo tipo di disciplina. Ma lo fanno le decine di attività ciclistiche giovanili nel nostro territorio e anche le varie scuole di ciclismo che sono cresciute e che sono state riconosciute in questi ultimi anni nel nostro comitato, nella nostra provincia. È chiaramente un punto di partenza, perché poi l'atleta, come si parlava un poc'anzi, si inizia a vedere dai 18-19 anni in su, perché poi è anche formativo dal punto di vista fisico. Prima la crescita non permette di vedere nello sviluppo quali sono le caratteristiche di questi ragazzi. E vivendo poi in una società nella quale l'offerta delle attività sportive è sicuramente molto fornita e molto varia, può capitare che un ragazzo che si appassiona al ciclismo lo faccia per qualche anno e poi passi ad altre discipline, stessa cosa per altre discipline, poi per passare al ciclismo. Dobbiamo adeguarci chiaramente a quello che la società oggi ci offre, in relazione anche al fatto che poi ci sono dei ritmi di lavoro che devono favorire i genitori e le famiglie per permettere loro, ai loro figli, di fare attività sportiva. Ed è sempre molto importante, Lelli, anche il fatto di avere società vicine con le quali si collabora. Ad esempio la Cassa Rapagnanese ha una forte collaborazione, ma non da oggi, sono tanti anni, con il gruppo ciclistico La Montagnola. Sì, beh, questa è una realtà che abbiamo ereditato anche lì da un rapporto amichevole che l'avvocato aveva con l'allora patron Orazio Bracalente, e che oggi io insieme agli altri dirigenti continuiamo ad avere con la Montagnola del presidente Di Chiara e del vicepresidente Sandro Cerredani. Ma l'obiettivo, a prescindere dall'amicizia che c'è e che resterà sempre viva, è di tipo collaborativo, perché oggi collaborare insieme, organizzare insieme, come abbiamo fatto nell'ultima gara lì a Rapagnano allo stadio, permette alle società, soprattutto che operano nel mondo del ciclismo giovanile, che hanno meno risorse economiche e meno collaboratori a disposizione, di realizzare dei fantastici appuntamenti proprio per i giovani. Poi è bello quando ragazzi, come nel caso di Stefano, per quanto riguarda l'attività del CAS Ciclistico Rapagnanese, si mettono a disposizione dando del loro tempo libero per continuare questo tipo di tradizione. Non è stato detto, ma anche lui ha una tradizione ciclistica di rilievo, anche lui è figlio d'arte, perché suo papà, Cadio, è stato un ciclista della Rapagnanese nei
gli anni 70, nei primi, la metà degli anni 70 è stato anche un buon dilettante con i calzaturieri Montegranaro, quindi anche lui ha vissuto in casa questa attività e è stato rapito dalla passione per le due ruote, secondo me anche da questo, credo. Bene, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, tra poco torneremo insieme ai nostri ospiti per la seconda parte dello studio di questa puntata di A Ruota Libera, tra poco. In un mondo fatto di distanze, Steca Energia ha scelto le radici per offrirti ogni giorno l'energia per la tua casa o la tua azienda. Trasformeremo le risorse che hai intorno nella tua carica quotidiana. Visita il nostro sito o chiama il numero verde. Riceverai una nostra consulenza gratuita a domicilio presso i punti Steca. Perché per far crescere i tuoi progetti non serve guardare lontano. Basta la forza del nostro territorio. Steca Energia, la tua carica quotidiana. Hai un cuore sportivo? Scegli il tuo partner. GM Sport ti offre produzione di abbigliamento sportivo personalizzato, serigrafia, servizi di ricamo ed inoltre cartellonistica, pannelli premiazione, stampa su automezzi, striscioni, bandiere, gagliardetti, tutto all'interno dell'azienda, senza intermediari e con la competenza che li contraddistingue. GM Sport è anche i migliori marchi presenti sul mercato. GM Sport è a Ponzano di Firmo, in via Ancona 35. GM Sport, il tuo partner di fiducia. Seconda parte in studio per quanto concerne questa puntata di A Ruota Libera. Ricordiamo che siamo con il presidente provinciale Federazione Ciclistica Italiana Marco Lelli e con Stefano Aliberti, dirigente e collaboratore Casta Rapagnanese. Insieme proprio a Stefano voglio porgli la prima domanda di questa seconda parte. Stefano, quali sono gli obiettivi intanto dichiarati per il 2016? Perché vi state già preparando per quello che sarà il nuovo anno, perché i più giovani già da marzo saranno in sella a disputare le gare, quindi bisognerà prepararli nel miglior modo possibile. Esatto, noi speriamo che nel 2016 avremo un anno ricco di soddisfazioni per la scuola di ciclismo, quindi vorrei invitare tutti i giovani che sono appassionati di ciclismo a provare la nostra scuola. Speriamo di divertirci e avere soddisfazioni. Torno invece a Marco Lelli, perché la storia è anche la sua, quella del CAS Rapagnanese, della scuola di ciclismo Rapagnanese, perché è stato quello che insieme a Benignetti, che ha seguito le orme di Silvio Benignetti e ha portato avanti un determinato discorso. Poi è stato eletto presidente provinciale, è chiaro che ha dovuto un po' staccare la spina, ma con il cuore sempre molto vicino alla CAS Rapagnanese. Anche te chiedo la stessa domanda, le aspettative, Marco, non servono risultati, lo abbiamo detto, servono i numeri, avere tanti ragazzi che imparino ad andare in bici nel miglior modo possibile. Ma certamente, io vado particolarmente fiero del fatto che, a prescindere dalla mia carica di presidente provinciale della Federciclismo, sono in primo luogo un dirigente di società ciclistica giovanile, proprio del CAS. E è qui che ho mosso i primi passi e, seguendo appunto le orme organizzative e da dirigente a seguito dell'avvocato Benignetti, è qui che fai esperienza poi conoscendo anche i problemi, le problematiche del ciclismo giovanile e provare a risolverle poi confrontandoti anche con altre società, con altre realtà. Gli obiettivi delle scuole di ciclismo sono quelli dichiarati nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana: permettere ai ragazzi di fare attività sportiva in tutta sicurezza, utilizzando un impianto che noi abbiamo a Rapagnano, al di fuori da ogni pericolo di traffico, quindi all'interno dello stadio comunale, e permettere a questi ragazzi di fare sport divertendosi e giocando. Non abbiamo mai dato particolarmente spessore ed evidenza ai risultati, che siano buoni o che siano meno buoni, perché il tutto finisce con una classica pacca sulla spalla per il ragazzo, che ha sicuramente tratto una lezione da ogni gara, da ogni allenamento. Quando riusciamo a portare ragazzi in bicicletta, facendoli divertire, creando un gruppo molto prolifico, coeso, otteniamo dei risultati ottimi.
dal punto di vista della scuola di ciclismo rapagnanese, quello che ho potuto vedere io, abbiamo dato una certa verve e una rinverdita all'attività e alla tradizione ciclistica, perché abbiamo portato in bicicletta decine di ragazzi proprio di Rapagnano, ragazzi della scuola primaria di Rapagnano, che hanno fatto anche il passaparola tra di loro in scuola, da uno sono venuti due, poi tre o quattro, e questo fa veramente molto piacere, perché è una realtà, una tradizione molto legata a questo nostro piccolo comune. Torno a Stefano, vi ha fatto visita tante volte il tecnico regionale Massimo Valle, che ha seguito i vostri insegnamenti ai più piccoli. Cosa significa vedere un tecnico regionale come Massimo Valle che va a seguire un allenamento o un momento intenso di una scuola di ciclismo come il CAS Rapagnanese? Beh, essere seguiti da lui innanzitutto è un grandissimo onore, quindi significa che la nostra scuola sta lavorando al meglio. E proviamo poi a riproporci nella stessa maniera nei prossimi anni. Un problema molto importante e cose che arrivano dalla CAS Rapagnanese sono anche quelle della multidisciplina, perché non si fa solo strada, ma si fa anche pista, si fa abilità e si fa fuoristrada. Marco, siete una delle poche società dove cercate di formare il corridore a 360 gradi. Ma certamente ci si prova, evidentemente queste sono le direttive anche della federazione degli ultimi anni. Ci proviamo, perché lo riteniamo sicuramente un valido viatico per poi le attività degli anni successivi, e anche perché abbiamo visto, provandolo sulla pelle nostra, che i ragazzi più sono interessati a fare un'attività di un certo tipo, più varia possibile, e più partecipano a questo tipo di attività. Quindi diminuiamo la possibilità di abbandono negli anni successivi. E certamente questa è una delle prerogative di questa scuola. Ricordiamo anche che nella dirigenza c'è io lo considero un pezzo da 90, lo posso dire in maniera spassionata, Massimo Romanelli, che fa parte di questa società insieme a noi e ci dà una grande mano dal punto di vista dirigenziale e tecnico, perché è anche un tecnico illustre di ciclismo, e insieme a altri ragazzi che poi facevano anche parte dell'attività ciclistica della Rapagnanese. Massimiliano Valeri è un dirigente di questa società, che è stato un buon corridore dilettante, e abbiamo raccolto tutta questa tradizione degli anni passati bianconeri per poter riproporci poi nei prossimi anni e dare un futuro a questa società. Torno a Stefano. Stefano, gli allenamenti si stanno svolgendo adesso, siete fermi? Beh, in questo momento siamo fermi, siamo fermati a settembre, ricominceremo a marzo, credo. Sì, verso fine febbraio o marzo, perché poi... E poi i ragazzini riprenderanno il loro corso, perché inizieranno le gare dei giovanissimi, inizieranno le gare degli esordienti, e quindi si ripartirà. Anche perché crediamo, adesso scusatemi se entro un attimo in maniera forse inopportuna, è importante che nei mesi invernali i ragazzi abbiano anche quella giusta pausa per riavere prima di tutto quell'appetito a rifare sport, e è molto importante perché permette loro di fare un'attività formativa alternativa, chi può fare ginnastica a corpo libero, chi va in piscina, e abbiamo dato spazio a tanti di questi ragazzi che qualcuno di noi, dei nostri, fanno attività appunto in palestra, in piscina, parallelamente, per permettere anche loro di crescere e di sviluppare nella maniera corretta, non focalizzandosi solo nella tecnica ciclistica, perché poi alla fine prima o poi porta anche a perdere quell'interesse e quella verve e quella voglia di andare a pedalare. Torniamo invece al comitato provinciale. Marco, avete già stabilito quali potranno essere quest'anno i vari i vari campionati? Sappiamo che Maltignano, per esempio, ad aprile, se non erro il 17, ospiterà il campionato provinciale juniores, giusto? Correggimi se sbaglio. Beh, adesso è un po' presto per poter... Però questa mi sembra... Per poter dire. Chiaramente Maltignano, essendo una delle gare nuove in calendario già dall'anno scorso, è uno dei papabili eventi ai quali forse il comitato
potrà segnare il campionato provinciale, ce ne saranno altri. Noi abbiamo fatto un turnover dando l'opportunità e una visibilità maggiore nell'assegnazione di campionati provinciali delle varie categorie proprio agli eventi e alle gare di nuova organizzazione, e chiaramente Martignano è una di quelle papabili. È chiaro che poi dopo ci dovremmo, analizzando anche le richieste che ci vengono fatte, riunire in sede di consiglio provinciale, valutare ed assegnare appunto le prove di campionato provinciale come facciamo ogni anno. Questo avviene in genere nel mese di maggio, fine aprile, inizio maggio. Mi sono portato quindi avanti con il lavoro io, colpa mia. Si sta portando mi sono portato avanti con il lavoro ma non hai detto niente di particolarmente negativo, perché sicuramente è uno degli eventi di nuova, addirittura lo scorso anno gliel'avevamo assegnata questa prova, poi c'è stato, fortuna loro, l'assegnazione del campionato regionale, quindi un valore aggiunto, e chiaramente abbiamo assegnato la gara ad un'altra nuova gara che era poi quella di Offida, anche lì un evento vecchio come organizzazione ma nuovo nel calendario recente, quindi abbiamo comunque valorizzato una bellissima tradizione ciclistica. Cosa significa, Marco, il ritorno di Offida con il ciclismo internazionale? Ricordiamo mondiali 2010 juniores, europei juniores dilettanti nel 2011, i tanti e vari trofeo Beato Bernardo internazionali per quanto riguarda gli junior, senza dimenticare che Offida, che la SCA, Offida del presidente Gianni Spaccasassi, organizzò nel 2012 anche una tappa della Tirreno Adriatico dove vinse Purito Rodriguez. Offida torna in scena dopo una pausa giusta, fisiologica da tanto lavoro. Giusta, certo. No, ritrovare la SCA di Gianni Spaccasassi e Gianni Spaccasassi in prima linea sul piano organizzativo per grandi eventi che hanno sicuramente un grande valore perché vengono nelle categorie giovanili principalmente, è un valore aggiunto per tutta l'attività provinciale e regionale. È veramente una grande soddisfazione avere dei dirigenti come lui che si mettono a disposizione per organizzare questi grandi eventi, e rappresenta un ritorno dell'eccellenza organizzativa per quanto riguarda le nostre società per eventi di carattere giovanile. È stato detto proprio come riferimento gli europei e i campionati del mondo per gli juniores degli anni 2010-2011, se non vado errato. Quindi ritornare adesso un evento internazionale nel mondo dell'Elite Under 23 testimonia innanzitutto il ritorno di una grande competenza organizzativa, perché come organizza Gianni sicuramente non sono tantissimi in ambito nazionale, non parlo a livello provinciale, perché è veramente persona competente e molto brava. Per noi va benissimo, insomma. Torno a Stefano Aliberti, le sensazioni che vivi ce le puoi raccontare quando sei a contatto con i più giovani? Sono sensazioni che ti riportano un po' quando anche tu eri uno di loro e andavi in bici? Sì, beh, io ho avuto modo di far parte della squadra, ho corso fino alla G2 e G3 e quindi un po' mi rivedo. Hai mollato poi per quale sport? Ho mollato per uno sport un po' più traumatico, che quale? Sempre a due ruote, è il motocross. Ah, quindi sei rimasto sempre. Ma sono rimasto sempre a contatto in bici, perché nei miei allenamenti la bici era molto importante, e quindi spero di poter insegnare a questi giovani veramente sia l'educazione della bicicletta che come si va in bici. Chiudiamo con Marco Lelli. Marco, siamo oramai alla termine di questo 2016, i consuntivi li abbiamo già fatti per quanto riguarda il comitato provinciale. Ti lascio la parola per gli auguri, ci avviciniamo alle feste, ti lascio la parola, ti lascio la telecamera per formulare i tuoi auguri e quello del comitato provinciale a chi vuoi tu. Ti ringrazio, perché è sicuramente un qualcosa di privilegiato, grazie mille. L'augurio del comitato provinciale Federciclismo Ascoli Piceno è fermo a tutti gli appassionati di ciclismo, a tutti i dirigenti, a tutte le società ciclistiche provinciali e regionali, e a tutti quelli che vogliono bene veramente a questo sport. E un augurio anche a voi di questa magnifica emittente e rubrica
ciclistica, e un grazie anche a voi per quello che ci permettete e questa visibilità che ci date in momenti così difficili per promuovere e per dare visibilità soprattutto al ciclismo giovanile, che noi, a noi sta molto a cuore. Grazie e buone feste a tutti. Allora, non cambiate canale, perché tra poco andrà in onda il servizio sulla Challenger Rosa, la premiazione alla femminile che si è svolta a Fontespina di Civitanova Marche, che ha premiato le atlete, sempre rigorosamente al femminile, di Marche, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. A chiudere la festa per quanto riguarda la SCAO FIDE, qui naturalmente andremo a vedere, oltre all'Under 23, gara che si svolgerà internazionale il prossimo 17 agosto, 19esimo trofeo Beato Bernardo, quali saranno le altre organizzazioni da parte della società presieduta da Gianni Spaccasassi, che ha ribadito sempre di esserci per quanto riguarda il 1 maggio con il trofeo Croce Santa e anche con gli appuntamenti relativi al ciclismo amatoriale. Salutiamo Stefano Liberti, grazie di essere stato con noi. E salutiamo Marco Lelli, il presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana. Grazie a voi. Ci fermiamo un attimo, pausa pubblicitaria e poi servizi che vi abbiamo elencato. Per ogni vostra pubblicità o evento, Fratelli Conti a Grotta Azzolina. Mettere tutti in sicurezza e far sì che ogni manifestazione si svolga senza nessun problema e che tutto finisca in una grande festa è la nostra più grande soddisfazione. Per questo disponiamo di transenne certificate, CDS, palchi di tutte le dimensioni e amplificazioni varie. Le nostre strutture sono noleggiabili per l'allestimento di manifestazioni sportive, controlli flusso di pubblico come concerti, feste, sagre, inaugurazioni, gare sportive. Fratelli Conti è la risposta a Grotta Azzolina in via Stazione 104. Recapiti telefonici 0734 63 28 53 oppure 340 64 09 773 o ancora 340 64 09 774. Fratelli Conti, per noleggio camion a vela, paline stradali, transenne, palchi, amplificazioni, affissioni, volantinaggio, la risposta giusta è Fratelli Conti a Grotta Azzolina in via Stazione 104. www.contipubblicità.com, info@contipubblicita.com. Fratelli Conti, la risposta importante per tutte le occasioni. Cicli Baldoni, da 37 anni al servizio del ciclismo. Colnago, Bianchi, Bottecchia, per il tempo libero, Bottecchia, Bianchi, Giant, Adriatica, riparazioni di tutti i generi. Cicli Baldoni, a Porto Potenza, lungo la statale 16 Adriatica, 0733 68 63 11, oppure potete contattare Cicli Baldoni all'email ciclibaldoni@libero.it. In questo giorno appiccicoso di caucciù, sono seduto in cima a un paracadute.